Questo è Con le mani con il cuore, il programma che realizziamo con la collaborazione di Confartigianato Imprese Arezzo. Questi gli artigiani stanno raccontando esperienze emozionanti del loro lavoro e viene fuori prepotentemente sempre di più, questa è la categoria giovani, la parte del cuore che ci si mette. Nedo Baglioni, presidente regionale della categoria, una informazione, il più giovane associato che hai di quanti anni è, caro Nedo? Perché tu sei un fotografo, videomaker, fa il lavoro della comunicazione, però giovani associati nella... Qui secondo me è meglio chiedere a... Sì, più giovane se lo ricorda lui. Quanti è? Magi, quanti è più giovane? Abbiamo imprenditori di 21-22 anni. Ci sono? Ci sono. Ecco, quindi il 21enne, come nei corsi, come negli incontri, prima si rubava con gli occhi, oggi si condivide. Ho detto una follia. No, hai detto una bella verità, nel senso che... Ora, al di là dell'etichetta, un'altra volta, scusate, ma io le etichette ho problemi, giovani imprenditori, sì, ma giovani anche come pensiero, no? Perché per me anche un settantenne potrebbe essere un giovane imprenditore. Ti voglio bene, se è preso dal cambiamento. Però, ecco, cioè, bisogna lavorarci su queste cose qua. Un ragazzo giovane ha delle idee, chi è da più tempo ha un'esperienza... E si parlava prima di condividere, questo vuol dire arrivare prima all'obiettivo, riuscire a capire meglio come funzionano le cose e evitare gli errori, che poi alla fine ci servono per imparare, ma è inutile che batto la testa 20 volte in una porta, quando ce l'ho battuta due ho capito. Però forse quando tu eri ragazzino si doveva rubare anche un po' con gli occhi. Oggi gli imprenditori come voi, credo anche poi gli altri me lo diranno, si condivide, cioè si dà il sapere. Prima dovevi stare dietro, no non te lo dico, cioè i vecchi artigiani, non so se mi smentirai Magi, non ti condividevano il sapere. Oggi ormai da diciamo ormai gli ultimi 10 anni c'è la formazione, si va, si tiene... Cioè dice, ma come gli racconti quel che sai fa a te? Ma perché se condividi, è proprio loro condividono con te condividi con loro e si torna a casa più ricchi tutti. Bravo, grande! Siamo sui filosofi, questi non sono mica più... Allora, Roberto, tu sei d'accordo sul concetto condivisione? Sei in esterno, c'è il tuo Claudio Caloni che ti fa le riprese o no? Sì, possiamo condividere quello che vuoi, insomma, nell'ambito diciamo pubblico e professionale. Io invece volevo che lui volevo che Roberto invece condividesse alcune cose, ma me le ha dette adesso, ce le stavamo scambiando in questo momento. Come sta crescendo sotto la tua direzione la tua azienda? Sotto la mia direzione, diciamo che il mio investimento principale è stato per quanto riguarda i mezzi da Gran Turismo nell'ambito internazionale, perché prima l'azienda non diciamo faceva pochissimo trasporto internazionale. E questo ha voluto dire un bel investimento all'interno dell'azienda, perché comunque abbiamo puntato su marchi insomma importanti e l'investimento è notevole, insomma qui parliamo di centinaia di migliaia di euro quando diciamo ci avviciniamo ai preventivi di questi mezzi. Che motorizzazioni hanno questi mezzi? Questi, noi abbiamo scelto il marchio Mercedes, diciamo che sono anni che ci segue, soprattutto anche per un discorso d'assistenza all'estero, perché purtroppo si rompono anche questi. Dove andate all'estero? Qual è il viaggio più bello che hai fatto? Ma facciamo tutto, dalla Bosnia, diciamo tutto, l'Europa in lungo e in largo, diciamo. È il tuo sogno di viaggiare da bambino? È il mio sogno, che io ho iniziato a 21 anni, quando ancora si poteva guidare a 21 anni. Mio padre, diciamo, incoscientemente mi ha comprato un pullman nuovo e io sono partito per l'Europa subito. Mi sono veramente divertito e mi piace veramente viaggiare. Senti, ho visto che hai dedicato questo pullman, che ha questo colore, spieghiamo perché. Sì. Diciamo che un anno fa sono diventato padre, Anna, e l'acquisto di questo mezzo rosa è dato a lei, insomma, è dedicato a lei. Gli augureresti di fare il tuo lavoro, comunque di gestire un'azienda come questa in futuro? Sì, più che la gestione gli augurerei di fare l'autista, perché veramente bravo. Un bellissimo mestiere. Quindi anche le donne lo possono fare, questo è un bel messaggio, Francesco, anche le donne. Abbiamo molte donne all'interno dell'azienda e devo dire che tutte veramente professionali e attente a quello che fanno, insomma. Bene, Roberto. Perché non ci vuole più, come mi spiegavi prima, Roberto, la forza per girare quel grande volante. Tutto servo assistito. È un gioco da ragazzi, sì, quasi. Sì, ora sì, veramente. Ti ridò poi alla linea per l'ultimo collegamento, va bene Roberto Francini? Va bene, allora ce ne andiamo comunque. Quando uno ha un figlio, saliamo. Tipo io gli regali, che ne so,
una cosa, lui ha comprato la figlia, come è nata appunto, cioè è impegnativo, ve lo dico, che quando dopo diventerà più grande cosa gli regalerà. Bellissima questa esperienza. Voi le donne le trovate, scusami tanto, non ci sono donne meccaniche? No, all'estero invece ci sono, infatti, all'estero ci sono, lo trovate in qualche assistenza. Allora ricordami, tu chi sei, carissimo, scusa, perché Officine Bianchi, Bianchi di Subbiano, carissimo, vai, giovani imprenditori, parliamo di quello. E all'estero ci sono, le donne fanno questo lavoro, ho visto infatti delle foto in delle officine che ci sono lavorate. Ancora da noi non ci sono, ragazzi. Ma secondo me è un po' un pregiudizio questo qui, un po' una cosa che poi oggigiorno serve anche parlare molto col cliente, e avere anche una donna in ufficio o che si interfaccia col cliente per un qualsiasi problema, secondo me molte volte è più distaccata di un uomo, secondo me delle volte riesce a essere più sono inquadrata. D'accordo. Rispetto a, che so, io che lavoro nell'azienda devo capire qual è il problema. Però nella tua esperienza ad oggi, una ragazza dire vorrei fare la meccanica, ma successo? No, ti è mai successo? Mai successo, no. Come detto? Che abbiamo qualche due imprese, ma magista tutto, le carrozzerie, due imprese di carrozzeria, molte donne sono, come dicevo, cioè, che lavorano Riccardo, non in ufficio, fermo. Abbiamo molte donne che lavorano in ufficio, abbiamo una collaboratrice del titolare che vernicia, quindi. No, ma poi, vorrei dire, ormai la forza bruta serve più, nessun lavoro, neanche per fare i cuochi e gli chef, ormai è la creatività, l'impegno. Sì, l'impegno, il sacrificio, perché poi il mio è il lavoro che fondamentalmente devi avere il cellulare acceso anche 3 di notte, si ferma il camionista, ferma a Milano, subito il telefono, chiama l'assistenza, trovare uno che vada. Però noi siamo stati anche primi in Arezzo a comprare un carrellone apposito per andare a fare i soccorsi in tutta Italia e in Europa, quindi caricare i camion e portarli via. Lo dico un po' con orgoglio, lo dico. Mio padre ci ha creduto su questa cosa nel 2005 e ne abbiamo cambiati due alla fine, cioè vuol di questi, dire che in giro, questi, il giro c'è, cioè andavi a prendere i camion GRO per ripararli, sì, fermi in Germania, in Spagna. Ma lì che patente deve avere, scusa, la CE, il CQC, come quello dei Pullman, del Casucci, come diceva lui. Wow, tu fai soprattutto camion comunque. Sì, non soprattutto pullman. Sì. No, pullman pochi, ne ho fatti pochi. Grande. Allora, c'è Roberto Francini, sta girando, che non so... Roberto, no, sta calmo, ancora... Vedi che stanno andando... Lo sapevo che andavano in giro con pullman. Che dove sta andando, Roberto? Ma non potevo mica lasciarmi sfuggire questa occasione. Siamo in gita, facciamo una gita qui nei dintorni, poi magari... Se ci fa voglia torniamo, se no ecco, allora avanti. Dopo ti ridò la linea e so che non puoi parlare al conducente mentre guida. A livello etico, non so se avete notato, gli ha detto Casucci: Roberto, se sono in moto non si parla, perché sennò è inutile che si ragiona, sicurezza, e poi dopo, perché gli esempi credo si danno nella quotidianità, caro. È vero o no? Magi, tu sei il responsabile della categoria. Scusa, ma un giovane che vuole avvicinarsi a queste categorie per voler iniziare i lavori, secondo te che consiglio gli dai? Ma intanto guarda, di parlare appunto con i vari referenti che abbiamo noi in associazione, perché la trasmissione di sapere tra imprenditore a un potenziale imprenditore credo che sia la dose di esperienza maggiore o di motivazione per poter intraprendere. Tu lo faresti il giovane artigiano oggi? No, io non lo farei il giovane artigiano, infatti sto da quest'altra parte della barricata e spero di dare il giusto supporto, certo, agli artigiani. Però ecco, ti voglio dire, i ragazzi... Ci vuole una bella propensione. Ma tu sbagli, tuo figlio lavora proprio con... Marco. Figli ancora sono piccini. Sì, sono piccini, sono Marco giovane, più anziano. Io sono giovane. Marco Bacci, che è responsabile, comunicare, qual è il termine giusto? Perché non voglio... Responsabile delle categorie. Delle categorie, Marco. Marco Bacci ha un figlio che lavora nel settore artigianale, per dire, con grande passione. Tra assolutamente. Detto, non l'ho spinto per niente. È una metalmeccanica. È metalmeccanica. E tu per i tuoi quanti anni hanno i tuoi? I miei 11, 6. No, allora l'ho presa proprio. Dato, sai perché? Tu rappresenti la categoria giovani imprenditori, ma c'è questa barba modello Mosè, un po' bianchina. Che ti dà questo piglio, autorevolezza, ti dà l'autorevolezza grande. Allora, dopo noi torneremo, ma volevo sapere dalle ragazze, abbiamo anticipato, tu sei, ricordami, Sara del centro, il Butterfly tuo, Butterfly di dov'è, via? Via Antonio Garbasso, Arezzo, chiaramente, sì. Perché ci vengono tutta la Toscana, se mi dici via Garbasso è a Prato, no, c'entra niente, zona tribunale, zona tribunale, capiamo bene. Ascolta, abbiamo detto delle tendenze prima con te. Quali saranno per l'autunno e inverno? Ti ho chiesto sul concetto colore, lunghezze. Quante sono le donne oggi che arrivano invece che hanno già un'idea di quel che vogliono?
Sì, il Santino. È vero? Delle televisive, quelle che fa la televisione famosa, è vero? Sì. Tipo la Barbara Poi D'Urso. Poi sta a noi dire no, guarda, mi dispiace, ti starebbe meglio un'altra cosa, cioè sta Chi a noi Chi sono i personaggi poi... che vi dicono che vorrebbero imitare, per capire? Vabbè, Belen. Belen Rodriguez? Sì. E magari te lo chiede una signora che non ha più 20 anni, o 30. No, poi adesso, vabbè, c'è quelle di Uomini e Donne che io lavoro, non le guardo, Ah, c'è però... quelle anche di Uomini e Donne, sì, le signore? Sì, sì, sì. Che influenza? I nomi me li dicono, ma non me li ricordo. Fammi vedere la foto, voglio avere questo. Però tu sei una a un viso che capisco no, il tuo lavoro. No, faccio capire, la faccio guardare allo specchio, gli dico guardi lei perché c'ha questo particolare qui, certo, lo lascerei un pochino più lungo, cioè personalizzerei di più. È difficile smontarle? No, se okay. sei carina, insomma, adotti le parole giuste, no. Quindi alla fine il cliente si fa anche guidare. Consigliare. La tua collaboratrice, mi ricordi il nome? Veronica. Chi te li fa i capelli a te? La mia titolare. La mia titolare. Girati, guarda, cioè, gli hai fatto il colore qui bella questa cosa. Come si chiama tecnicamente? Girati a bella... Così, fermo. È tipo un bailalage. Com'è? Cioè, bailalage. Sì, sì. Ragazzi, vedi che... Non lo sa nemmeno dire. No, ma comunque... Sono sfumature. A mano libera. Per noi che non per si noi, fa i parrucchieri, sfumature a mano libera. Sì. Forte questa cosa, questa lucentezza. Sì. Cioè, ormai ecco... Vai ad contornare il viso personalizzandolo con delle sfumature che secondo Ma lei te... è naturale di suo movimentata così o gliel'hai fatto? No, come? Gliel'ho fatto io. Gliel'hai fatto per venire in TV o nella vita ce l'ha? Sì, perché no, non c'è tempo quando siamo al lavoro di fare queste cioè, cose. Cioè, t'ha fatto più gnocca per venire qui. Oh, che spettacolo! Grandissimo. Va bene. Complimenti, ma sul serio complimenti perché vedo grande passione. Fra poco ci ricolleghiamo a Roberto Francini, quello è un disgraziato. Con sto pullman stanno andando in giro. Roberto! Dimmi pure, dimmi. Che stai facendo? Ma senti, l'alternativa era andare a Rimini a mangiare il pesce o in sede di Confartigianato. Adesso decidiamo, vediamo un po' qui il traffico, come funziona. Però c'è Roberto che ha già inserito la tessera nel cronotachigrafo, di conseguenza siamo in perfetta regola. Il computer segnala le sue ore di guida e lo fermerà quando sarà il momento di riposarsi. Cioè, voi io però volevo chiedere a Francesco. Vai. No, pensavo a 50. Avete 52 posti liberi in pratica. Sì, adesso sì. Ah, ok. Siete perché 58, no? Se non sbaglio. Sì. 58. No, volevo chiedere a Francesco, ma un messaggio così, visto che abbiamo detto che anche le ragazze possono accedere a questa professione, o a chi magari guarda la trasmissione e gli è venuta questa idea, come deve fare? La cosa è semplicissima, fare come stiamo facendo noi ora, si sale in macchina o sull'autobus di linea, si viene in via Tiziano, si va in via Tiziano 32 dove abbiamo gli uffici, trova me, trova i colleghi con i quali parlare, presentare la propria idea, il proprio progetto, la propria passione e noi insieme tutti i colleghi cerchiamo di trovare le migliori soluzioni per fargliela realizzare. La patente, le certificazioni, tutto quanto seguite voi? Assolutamente sì, facciamo tutto quello che riguarda le patenti con delle convenzioni, con delle autoscuole. Abbiamo tutta una serie di finanziamenti per favorire l'accesso al credito da parte dei giovani, abbiamo un'area formazione che segue poi nel dettaglio tutti gli altri corsi di capacità professionale e quant'altro, quindi diciamo che da noi chi ha voglia veramente di fare questa cosa trova Roby, tutte le risposte per poterla mettere in campo. A questo Dimmi. Punto, fino che non siete arrivati in Confartigianato, io non bestacco, cioè ora riprendo la linea che è rosso, perché siamo live noi, e poi ti ridò la linea perché io voglio vedervi arrivare davanti alla serie Confartigianato. Tanto l'ultimo dei nostri che raccontano. Natale, tu tienimi sempre nel monitor aggiornato che io vedo, va bene Roberto? Ok. Bellissima questa cosa. Va bene, Roberto, avete avuto Casucci un colpo ti ha sentito, di genio televisivo. Non gli posso parlare, ma lui ha già sentito, sì, stiamo andando. Se andiamo a Confartigianato, loro volevano andare a Rimini a mangiare il pesce, io Zalo, pregati, li mando a Confartigianato. Ricordami Gelius. Gelius Soluzioni, Daniele. Gelius Soluzioni, Daniele? Daniele Gelli, ecco. Sì. Daniele, tu sei il titolare dell'azienda, sì. Una caratteristica, se mi potete dare le immagini di lui, curiosità, io ho capito che lavori sull'hardware, sul concetto delle immagini, sul concetto dei social network che cambiano, tendenze di ora cosa potresti dire?
Comunicazione. La gente oggi vuole apparire anche per fare business vero e proprio, fare marketing, che a differenza di anni fa dove dovevi affidarti al 100% a un'azienda, oggi si può fare anche micro marketing personale. Quindi la tendenza è quella di capire meglio come funzionano le varie piattaforme, come si fa marketing sulle proprie aziende. Quindi il trend in questo momento è capire e fare formazione su se stessi. Su questa... Aspetta che torniamo con te, Roberto, eccolo là, è collegato, vedevo che sono già nella piazza. Roberto, direttamente vai, sì. Che stai per arrivare tu fra poco. Vai, ci sei. Sì, stiamo per arrivare, sto notando come alla fine... facile guidarlo, ma occorre una grande attenzione perché comunque stiamo viaggiando su un mezzo che è, rispetto a una macchina, un transatlantico, 14 metri di lunghezza, siamo alti 3 metri circa sulla strada, il panorama è bellissimo, però so che la competenza di chi guida è fondamentale, è essenziale per viaggiare sereni, tranquilli, per andare in lungo e in largo nell'Europa senza problemi, facendo, affidandosi a un professionista. O in Europa o a Rimini, io ti ho mandato alla sede di Confartigianato, il che il viaggio è un po' più per te, un po' più limitato oggi. Per ora ci fermiamo qui, ma non è detto. Ah, non è detto. Ci fermiamo qui. Bellissima questa idea. Abbiamo il Bacci che ci sta aspettando, eh. C'è? Fermati davanti, ecco. Ferma. C'è Marco certo, Bacci. Certo, certo. C'è, fammelo vedere, ecco, fermati. Qua, Marco. Non ci posso credere. Sta scuotendo la no! testa. No, c'è il famoso Marco fanno? Bacci della comunicazione di Confartigianato. Fallo salire dentro, dai. Oh mio Dio. Marco! Lei è in diretta. Marco! Dottor Bacci, ciao. Ciao. Ciao a tutti, sì, grazie per essere venuti qui in Confartigianato. Prego, che non urlare però, non urlare. Allora, Roberto, se scendete fuori così rivedo il pullman e ti do la linea per chiudere e io chiudo qui dallo studio. Quindi Roberto, scendete con la telecamera e mi fai parlare anche Marco, ma da giù, vai. Scusa se ti ho interrotto, hai visto? C'è interazione perché voi siete molto attenti, tu mi dicevi oggi si può fare branding da soli anche. Sì, si può migliorare la propria visibilità sui social, sul web, anche con strategie ben mirate e personali. O questo facendo formazione, quindi facendo corsi di social media management. Fra e tutto i social media che c'è. Quali sono le nuove tendenze, l'ultimo? Ma oggi è Instagram. Instagram, quindi Instagram. Torni ciò che diceva la collega. Instagram, sì. Sì, la gente perché si trasmette informazioni molto belle in breve tempo. Ma è vero che bisogna essere personalizzati, cioè comunque fare cose che raccontino un'emozione di personale, non roba generale. Assolutamente sì, la gente oggi vuole vedere che sei vero e che trasmetti la tua passione. Chi trasmette passione o chi fa cose con passione, come sentivamo si fino vede, ad oggi, si sì, è il metodo vincente. Si può mettere anche qualche errore o no? Dimmi se sbaglio. Ma assolutamente sì, assolutamente. Sbagliare nell'artigianato ha sempre portato a migliorare, a capire dove migliorarsi. Sei un grande. Allora, Roberto Francini, ma che spettacolo! Ora ci sei tu, hai visto il potere delle idee? Vedi con un pullman da un'azienda. Roberto, ci sei, vai, su, forza. Possiamo dire che abbiamo i mezzi, o meglio c'era Casucci, ma insomma oggi l'abbiamo usato anche noi. Un'ultima battuta per ricordare il prossimo appuntamento, vai Marco. Prossimo appuntamento 25 settembre dedicato alle imprese digitali. Wow, bene. Grande Marco. Scopriremo, non viaggeremo più con i mouse, con la fantasia, ringrazia con la creatività, Casucci. Ma come al solito, con le mani, con il cuore. Ecco, ringrazia Casucci, grazie. Sei un grande Casucci, grazie sul serio, guarda. Veramente, e grazie anche agli interlocutori, anche a Claudio Caloni che è venuto apposta, è rientrato per lavorare, grazie anche all'altro tuo collega Francesco, ciao Meacci. Francini, ma il pullman l'avete perso, scusa, che l'avete parcheggiato il pullman? Dai il pullman, no, Caloni. L'abbiamo perso, adesso guido io però Caloni. Ah, lì il pullman, va bene, grazie a tutti, grazie sul serio, arrivederci per il collegamento, chiudiamo dallo studio, grazie anche a Luca Cocchetti, a... Oh, me l'ero preparata, ma me ne sono già scordato. Sauro Cardeti, mannaggia. Luigi Migliardi. E quello che aveva gli occhiai da sole, che fa la regia, tutto figo? Chi è? Ah, Natale Teci, già, quello lo ricordo, che è anziano quanto me. Ma quando si è presentato il regista oggi. E ho detto, regista. Da regista. Oggi, occhiali da sole scuri. Questa è anche la nostra emittente Teletruria. Grazie ragazzi, veramente un grandissimo lavoro. Grazie, con le mani, con il cuore per Bengodi.